Sì! Vaffanculo! Ma che cazzo devo fare qua? Ah, devo saltando sta la colonna. Madonna, non riesco manco a fare sta parte, cioè. Questa è l'ultima versione. Tra l'altro non sapevo fosse una mod. Infatti non capivo perché non c'era. No, raga, è troppo difficile sta roba. Ma come cazzo fai? Ma è una cosa... è veramente assurdo. Solo l'inizio, poi. Ok, e mo dove vado? Oddio. Dove vai qua? Ah, aspetta. Sono un coglione. Dove? Non ho capito. Cosa? No! Va bene, fino alle 7, alle 6, mi raccomando. Dai. Sì, ma senza musica davvero è una merda. Tra l'altro qua si usa tantissimo il coop perché troverò mille scuse. C'è qualcuno in chat che ha mai giocato a questo gioco? Allora vi sfido, ragazzi. Tanto questo gioco non costa tantissimo. Mi sembra costi... torna a 10 euro pure se trova. Vi sfido. Chi riesce a completare questo gioco e mi dimostra di averlo fatto in maniera regolare. No, però cioè, potrebbe stare qualcuno che mente. Cazzo, come fai a dimostrarlo? Vabbè, ma ci saranno i fenomeni in chat, oltretutto. Porco dinci. Volevo dire citare. Vabbè, ma sta prima fase non è difficile, dai. Devo solo prendere le misure. No, non devo urlare, mi fa male la testa oggi, non posso urlare. Tutti gli urli che ho fatto su quell'altro gioco. Data, se avessi 10 euro mi subirei e non comprerei questo gioco. Questa è una bella frase, grazie pezzo di ceramica, però non ti credo. Allora, ieri c'erano Mitskif e XQC, per chi non li conosce. Sekizo! Sono due grandi streamer, due grossi streamer, no? Che si stavano sfidando in maniera, vabbè, di base involontaria, perché non gliene frega un cazzo. Forse di più a Mitskif. E sono arrivati molto più in alto di dove sto io. Non capisco perché non c'ho le percentuali di tutti i percorsi, di tutta la... La Cristo! Come si fanno a mettere...
Ok, quella è la progressione e i minuti che ci sto mettendo. Così capite fin dove riesco ad arrivare. Ok. E sono 5%, raga. Ok. Questa parte qua è difficilissima. Porco... Non so quanto devo tenere il dito sullo spazio. Sapete qual è il bello di questo gioco da guardare live? È che quando lo streamer riesce ad avere un progresso, è una soddisfazione incredibile per chi guarda. È quasi un orgasmo. È quasi orgasmico. Davvero, eh? Ok. Allora qua con calma. Devo capire il quanto devo tenere. Ora. Quando andrei sopra il 10% sburerò. Va bene, 10% è il nostro obiettivo di oggi, ragazzi. Dobbiamo fare il 10% entro le 5, entro le 6. Va bene. Ho voglia di tirare i pugni sulla testa. Tirali. Che dite, ragazzi? Metto la musichetta di sottofondo o lascio così? Che è più ASMR. Decidete voi. Ci farai mai arrivare a quel tanto anelato orgasmo? No, raga, non ve ce faccio arrivare, mi dispiace. Sa buono che ho fatto ho fatto una cosa incredibile! Questi giochi qua sono fatti per farti incazzare. Ma tu non devi incazzarti. Il trucco sta nel non incazzarsi mai. Io ormai, dopo anni di streaming, ho imparato a non incazzarmi più. Con tutte le stronzate che mi sorbisco in chat ogni giorno, paragoni con gli altri streamer, a livello di sub, di spettatori, di cazzi, di tutto, no? Ormai sono forgiato, non posso incazzarmi per questo re di merda. Attenzione. Quell'urlo era lecito, ragazzi. Avevo superato una parte che non riuscivo a fare. Era lecito quell'urlo. No, quello era lecito. Una volta. Ogni volta che passiamo una zona nuova, si urla se si sbaglia. Quelle vecchie non fanno più effetto, va bene? Tanto non ho letto le risposte sulla musica perché ero troppo impegnato. Ok. Devi prendere le misure. Una volta che lo fai a ripetizione, hai preso le misure, viene tutto da sé. Ma poi secondo voi è meglio farlo col pad o con la tastiera?
Col pad, dite? Io sto a fare con la testa. Ma non mi sembra così differente. No, dai, col pad devo prendere di nuovo le misure, mo. È diverso. No, raga, col pad devi riprendere le misure. Attenzione, però. L'ho già prese? Ho già preso le misure? Ho preso le misure? Tastiera. Col pad si può fa. No, no, con la tastiera è troppo meglio, raga. Allora. Qua. Con calma. Dai, dai, è la prima parte questa, dai! Dada, non so se ti sei accorto. In questo gioco devi andare verso l'alto, non verso il basso. Vaffanculo. Ve lo dico, rispondo male a tutte le donazioni, eh. Ho trovato l'inghippo lì! Ho trovato l'inghippo! Tocca andare a vivere da soli, raga, sennò qua mi arrestano. Fa fini che mi arrestano. Effettivamente ho esagerato, lo ammetto. L'ho trovato l'inghippo. È lì, lì. Vedi? Basta che tengo premuto tutto dentro. No! Vabbè, comunque lì è fatto, ho capito. Due e 38. Ragazzi, arriverò al 10%, vi farò vincere. 5,35. Dai, si può fare il 10%. Si può fare anche di più. Si può fare anche di più. Io, allora, vi giuro, allora, facciamo il 20% oggi.
entro le 6 facciamo il 20%. E se facciamo il 20% allunghiamo alle 7. Ho deciso adesso. DPCM, DCPM. DCPM. Quindi la bet che faccio? Lasciala, la bet resta, che c'entra? Ok, sono su dalle mani. Ma che dici, Nanni? Non fa niente, ragazzi, non fa niente. Ormai ho imbrigliato tutto. È tutto mio. È tutto imbrigliato. Guarda, imbrigliato. 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 Va, imbrigliato. 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 Tutto. Imbrigliato. 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 Ecco. Sarò con te. Chi è? Ma vaffanculo, Gaudo. Dai, che stronzo. Porca troia. Porca mignotta. Come cazzo fai lì? Come fai? Oddio. E mo? Dove devo andare? Dove devo andare? Sì, ok, ma adesso a sinistra. Bam.
faccio ad andare sopra il carrello? Devo saltare da qualche altra parte. Vedi, imbecilli. Non sapete, non parlate. Fatto. E se arriviamo al 20, si tira fino alle 7, eh? Bella, sai, car. Avete vinto. Bella, Furio Biaggi. Entro l'app in ritardo e vedo che hai risettato il percorso cadendo giù per mostrarla a chi è arrivato tardi. Grazie, Data. Non è andata così, però, ok. E adesso devo dare la botta qua, no? Oh, sì, c'avevo ragione. Ma dove devo andare qui? Si risale, ragazzi. Why do we fall? Why do we fall? Why do we fall? Why do we fall? Why? Il 20% è tosta, eh. Troppo, tenuto troppo, tenuto troppo. Troppo, troppo. 2,38. Va bene, la ripassatina ci sta sempre bene. La piccola ripassatina ogni tanto, ragazzi, fa bene. È per sgranchissare le dita. Adesso è il momento in cui sto nel panico. Perché sono arrivato fino lassù e sono tornato giù. È normale. È del tutto normale. Senti, se Marcel Lamont Jacobs ha fatto il record, ha vinto l'oro nei 100 metri dal nulla, io posso riuscire ad arrivare al 20% in questo gioco, Data, del cazzo. Ho votato no, quindi dovrò disturbarti con le donazioni per i prossimi 15 minuti. Attento che li cadi comunque. Ma se arrivi al 5% lo accendi una luce. È vero, ma perché c'è tutto sto buio? Grande Nanni. Perché c'è così sto buio? Sei qua tutti i giorni e non sai che da 200 dollari. A parte c'è scritto sotto. Da 200 euro c'è sta il TTS. Io mica l'ho messo a 100.
In realtà, ragazzi, fatturano di più quelli che lo mettono a 100 rispetto a quello che lo mettono a 200. Da quando l'ho messo a 200 sono calate le donazioni. Quindi chi è quello che... che grabba di più? Ha! Chi è? Chi è? Dada, ti aiuto io. Salta. 321 e salta. Aspetta. Carica. E ora salta. 3. 2,1 e salta. Nu, Dada, hai sbagliato. Prova a saltare. Ho finito i miei consigli. Grazie, Rio. Ma Diego, ho tolto gli occhi dalla TV che eri al 10% e ti ritrovo all'inizio. Cos'è successo? Sei caduto? Diciamo, mi dispiace. Ho occhio che cadi di nuovo lì. Vaffanculo. Andate a fanculo, porco dici. Suka 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 a a l l l l l l. Bene, Nanni. Grazie, Nanni. Grazie, ragazzi. vabbè. Grazie, Dashi. Non distarti, gli erano assolutamente puntato sul no. Bene, Suka. Ok, Nanni. Dai. Sono le 17:48. 20%? Lo famo? Ovviamente, ragazzi, se scattano le 6, io sto salendo e non sono ancora caduto. Resta, eh. Cominciamo a delineare bene le regole. No, che ladro, sto cazzo. Sto salendo. Nel momento in cui cado, finisce. Sì, vabbè. Secondo me il miglior metodo per vincere a questo gioco consiste nel decidere di acquistare finalmente un paio di mani. Su Amazon oggi sono scontate con il codice Nanni Fiorellino Ilunga Tasfiore. Questo è un gioco che tu potresti fare, J-Daz, grazie, caro. Se ci vedo, eh. Wow! Avete visto quella parte che non riuscivo mai a fa'? Godo. Ma che cazzo vuoi, Nanni? Vai a pettinare i gatti, va! Godo! Godo! Bella Lori! Non sono ancora caduto. Anzi, ragazzi, rettifico. Stacco se arriva a 2,38, eh.
sì, è giusto. Ma scam cosa? Questo gioco dimostra come un re, anche senza alcun potere, possa avventurarsi in un viaggio epico. Il problema però è che tu fai schifo al cazzo. Bene, Giulio. Giocaci di. Dai, come vedi? Ogni volta che cadi ti sputo in faccia. Non sono ancora le 6. Quindi posso risalire. Opla. Si gode. Va bene. Che cazzo vuoi, budino laggante, tu? Madonna. Certo, puoi risalire, ma non ci riesci e quello è il problema. Diego, abbiamo capito che per fare content stai sbagliando di proposito. Ora però è tempo di farci vedere come giochi davvero. Sentite, per 10 minuti riuscite ad essere come la chat di Curolili, per favore? 10 minuti. Bello il tutorial, Dada. Sicuramente sputeresti più lontano della distanza dei tuoi salti. Ho detto 10 minuti! Nella vita ci sono sempre alti e bassi. Ma che cazzo? Ma te, Dada, stai esagerando, LUL. Ma che cazzo di messaggi so? LUL, poi LUL. Salve, signor Giulioli. Sono il presentatore Jerry Scotti. Sì. Ultimamente non mi sento tanto bene. Insieme alla produzione della Mediaset stiamo cercando un conduttore temporaneo per il programma Caduta Libera. Pensiamo che lei sia il candidato ideale. Le chiediamo solo di imparare a leggere entro il mese prossimo. Boom. Spero accetterà la nostra proposta. Ok, ciao, mi fai vedere i piedi? No! Mortacci tua! Copiare la chat di Curolili? Ma certo, pasticcino ripieno d'amore. Come stai oggi, tesoro? Tanti bacetti, mia principessa. Nu, sei caduto. Proprio ora che è arrivato così in alto. Non posso leggere il messaggio. Certo, die che sei poco da Alazium. Che messaggi so? Ma vi rendete conto? Che vuol dire sta cosa, mo? Diego, sono questi... Questi sono per supportare i tuoi bellissimi contenuti, se bellissimi... Grazie, Belze. Adesso come ti senti, bullo? Non è andata così, comunque. Assurdo. Sei troppo bravo a fare il cosplay del giornalista che gioca a Cuffed. A Cuffed? Porco. Quanto cazzo è difficile quel pezzo. No, troppo. Sto fatto prendere il dito.
Ciao Kurodada, sono innamorato del mondo in cui persisti nel fallimento in sto gioco, nonostante i tuoi evidenti limiti Prinspessina. Da quando ho scoperto che la Kaicho e Pepe è il tuo piatto preferito, lo è anche il mio, infatti ora peso 38 kg in più. PS Kurodada, è possibile trovare foto dei tuoi piedi? No! Kissini a te. Madonna, raga, questa storia. S-I-U-M-M-M-M-M-A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 
cazzo. Dai. Bowsers. No. Giorni. Cosa giorni? Vuol dire? Ah, GG. GG uguale giorni? Che cazzo... No. Cazzo, 17.57. No, devo tornare su, se no devo chiudere. Dada, sono quasi le 6. Ti consiglio di cercare su internet qualche mod in grado di invertire la gravità nel gioco. Almeno così hai qualche probabilità di vedere la luce del sole. Alla fine com'è andata con il Masseo? Ma che vuol dire sta cosa? Preoccuparsi di cosa? Comunque è impossibile leggere la chat. Ho detto una cazzata prima. Con sto gioco non puoi leggere la chat. È impossibile. A me che te fermi. Leggi due stronzate tipo: percepisco il mare salire dentro Dada. No, no, no. Sto tranquillo. Dada, ma il numero sotto di te sono i battiti del tuo cuore. Forse questo gioco ti fa scaldare troppo. Dada, farai mai una live IRL con Marta Nanni Pieri? No. Porco due, un minuto. Sali, 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 sali. No. Ultimo tentativo, regà. Ultimo tentativo. Non è scaduto il tempo. No, non è non è scaduto, non sto a 2.38. Zitto. Ti viene mai prurito sotto al piede? F. State rende conto di quanto cazzo è difficile sto gioco? Epi.